ampia pagina sulla città di Battipaglia. Incrocio Santa Lucia, ancora un grave incidente. Questione PAIF, novità da Confindustria. I commissari al lavoro, trasferimenti bloccati. Musica live a Deboli, pronto il regolamento. Salerno, droga, 15 arresti. A Capaccio, pulizia di terreni, in arrivo multe. Ponte Cagnano, divieti di balneazione. Calcio, ultima puntata di Salotto Bianconero. Ieri pomeriggio all'incrocio di Santa Lucia a Battipaglia due mezzi si sono scontrati provocando un grosso incidente. Protagonisti della brutta vicenda un auto articolato ed un furgone. Per fortuna i conducenti, nonostante siano stati portati in ospedale, non versano in gravi condizioni. Pare che uno dei due mezzi non si sia fermato per dare precedenza all'altro. Si ripropone in modo inequivocabile la pericolosità dell'incrocio, già teatro di numerosi incidenti anche molto gravi. Un incrocio che andrebbe assolutamente messo in sicurezza, ma che è stato completamente dimenticato dalle precedenti amministrazioni. Si era parlato di semafori e di rotatorie, ma in quest'ultimo caso sarebbe stata necessaria la demolizione di uno dei casoni. Nulla di fatto. Ed eccoci di nuovo dinanzi all'ennesimo incidente e siamo solo ad inizio stagione. La riunione a Confindustria non ha prodotto nulla di confortante. I consulenti hanno ufficializzato che entrambe le aziende hanno un piano di liquidazione. Prima si era diffusa la voce che solo una sarebbe andata in liquidazione, ma al momento questa speranza si è dileguata. O il tribunale accetterà il piano di liquidazione proposto dall'azienda, se il piano invece non dovesse convincere, il tribunale dichiarerà l'azienda fallita. Le parti sindacali si sono date appuntamento entro il 20 giugno. Se entro quella data il tribunale non si è pronunciato, faranno richiesta di proroga della cassa integrazione in deroga e mobilità. Da oggi comunque è ufficiale che l'azienda andrà verso la chiusura. Sabato mattina ci sarà un'assemblea dei lavoratori. La proprietà era assente, come sempre. Tutto rimandato dopo l'estate, questa è la decisione presa da neocommissari e dal segretario generale Massi per eventuali stravolgimenti in seno alla macchina amministrativa. Picone, Ferrara e Iorio vogliono prima riorganizzare la pianta organica, tutto con l'aiuto dei quattro funzionari che saranno inseriti nei settori strategici del comune. In particolare gli specialisti dovrebbero essere delegati al settore finanza, all'ufficio urbanistico e alle municipalizzate. Intanto saranno ancora i tre commissari a vivere l'atmosfera battipagliese. La musica live inizierà il 15 giugno e si concluderà il 15 settembre. La movida estiva chiuderà i battenti con la notte bianca di San Cosma e Damiano, prevista per il 26 settembre. Gli orari prolungati sono due. Da lunedì al giovedì i concerti in programma dovranno finire a mezzanotte e mezza. Dal venerdì alla domenica l'orario verrà prolungato fino all'una. Ora il provvedimento dovrà essere approvato dalla Giunta Melchionda. Importanti operazioni dei carabinieri in Campania, 15 persone sono state arrestate per traffico e spaccio di stupefacenti in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia emesse dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale DDA. L'operazione, che ha visto impegnati oltre 100 militari e unità cinofile del Comando Provinciale di Avellino, ha sgominato in Campania un'organizzazione che riforniva di hashish, cocaina e marijuana zone della provincia di Avellino e della Valle dell'Irno. Multe in arrivo a Capaccio per i proprietari di terreni che non effettueranno i necessari interventi di manutenzione e pulizia di aree, terreni e canali di scolo. A stabilirlo tramite un'apposita ordinanza è il Comune. I soggetti interessati, proprietari di terreni adiacenti a luoghi pubblici o di pubblico passaggio, dovranno provvedere al taglio dell'erba, alla cura della vegetazione e al taglio di radici, rami e siepi che possono provocare danni. Le operazioni di pulizia e corretta manutenzione interesseranno anche le ripe dei fondi laterali alle strade. In caso di non osservanza dell'ordinanza si applicheranno ai contravventori le sanzioni amministrative previste dal regolamento di polizia urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini. Con l'avvicinarsi della stagione balneare arrivano i primi divieti di balneazione sul litorale di Ponte Cagnano, zone interdette a causa dei risultati negativi delle analisi. Il sindaco ha disposto il divieto di balneazione in seguito al monitoraggio dell'ARPAC, provvedendo a classificare i tratti di mare destinati alla balneazione per l'anno 2014. Gran parte del litorale di Ponte Cagnano non potrà ospitare bagnanti, in particolare i tratti sud Picentino, località Dentefero e Magazzeno. Questa sera alle 21 su Sud TV andrà in onda l'ultima puntata di Salotto Bianconero, condotto da Marco Mazzeo.
Si discuterà della stagione trascorsa ma anche dei programmi per il nuovo anno. Interagisci alla trasmissione lasciando la tua domanda sulla pagina Facebook ufficiale della Battipagliese Calcio. La Salernitana intanto continuerà ad allenarsi, il 21 maggio torna in campo e non si esclude qualche amichevole di prestigio per salutare i tifosi Granata che hanno seguito in massa la squadra.